Eccolo qua Sydney, oggi c'è appunto la gara di football, appunto della squadra di football per festeggiarla, tutto quanto, per allenarsi. E secondo voi Avril, secondo voi poteva non mancare a questa cosa, questa festività? Assolutamente no. Eccola qui prontissima, anzi fatti un selfie con proprio lui. Dove sta Sydney? Hanno pure un po' di barra romantica, è vero, me l'ero scordata questa cosa. Eccoli qua, e dice guarda abbiamo pure la stessa divisa, facciamo parte della stessa squadra, ce lo facciamo un selfie? E lui ma certo, ecco. C'è una posa che voglio fare assolutamente con la scusa del selfie. Aspetta, questa sì! La scusa, ma guarda, mi metti un posa così, ti do un bacio. È terribile questa ragazza, non ce la posso fare. È peggio di Fatima, peggio. E Alice, rimproverala, ma perché sei triste? Rimproverala assolutamente. E dici ma ti rendi conto che cosa stai facendo? Ma che sto facendo? Mi sto divertendo un po', pure tu dovessi divertirti. Fai un allenamento, ecco, con Sydney, vai. Adesso dice senti ti devo lasciare, mi vado ad allenare con lui, va bene? Va bene, fai quello che ti pare, tanto non mi ascolti. Tanto non mi ascolti, quindi io poi a parte che ci sto a fare qui, questo non è il mio posto. Allora Sydney vieni qua. Ok, viene lei qua, la tornata cheerleader, ma non la calcolare, gioca con lui. Perfetto, vuoi fare due tiri? Ma certo, va bene. No, sta deturpando la cosa. Cosa sta combinando? Ma Sydney, ero distratto dalla tua bellezza e non ho visto arrivare il pallone. Guarda qua che sono stato bravo. Bravo. No, vabbè. No comment. Guarda, lo so fare pure io. E lui, oh, ma sei bravissima. No, vabbè, guardatela come si sta facendo bella davanti ai suoi occhi. Oddio, l'ha ammazzato. L'ha ammazzato, l'hai fatta apposta, eh. Nel football Avril ha ottenuto il punteggio di 0. Vai a notificarlo al giudice di gara. Ma come 0? Che tristezza. Intanto tu, Avril, continua a parlare con Sydney. Ah, ok, no, sta dicendo chi è il vincitore. Ok, perfetto. Di certo non è Avril perché ha fatto schifo. Non ti a prendere appunto. No, ma no, questo ci sta perseguitando. Alice. Io non lo vedo. Non so chi sia. Però fai... scambia i numeri di telefono innanzitutto. Guarda lei! Avril! Fai un massaggio a Sydney. Ok, stanno uscendo da sole le cose. No, vabbè. Ok, tenta di... No, vabbè, accidenti, questi irresistibili. Avril si è presa una bella cotta per Sydney. No, vabbè, ma questa si sta innamorando di tutti quanti. No, no, almeno Fatima non si innamorava di nessuno. Di nessuno. Lei invece si sta innamorando di tutti. Sei la mia delusione, sorella. Sappi che sei la mia delusione. Poi detto da una sim non flirtante è bellissimo. No, ma perché sto facendo questa cosa appunto? Perché sto giocando sul fatto che appunto una è troppo romantica e l'altra non lo è per niente, no? Quindi una praticamente si innamora di chiunque gli dà un poco di attenzione o comunque che sia carino. Quell'altra invece non ne vuole sapere assolutamente nulla, no? Cioè quello è il fatto, sto giocando su questa cosa, soprattutto perché sono adolescenti e quindi sto giocando su questo carattere che hanno così diverso. No vabbè, sto morendo Avril. Sei terribile, anche perché le esce una cotta per qualsiasi ragazzo che lei incontri, quindi non sono amori veri. Ok, perfetto, sì, ma tipo un pompone che ha comprato alla fine Avril ha deciso di fare così, di metterlo uno a sua sorella e uno a lei. Poi qui ci sono tutte le foto che gli ho scattato a loro due adesso che sono adolescenti con la macchina fotografica, e qui ci ho messo appunto tutto giallo l'omino che appunto si è comprata Avril. Ok, perfetto, perfetto. È mezzanotte, vi conviene andarvene a dormire, che domani è un'altra giornata. Venerdì, ultimo giorno di scuola. Allora, ho mandato le ragazze a scuola da sole e noi siamo venuti appunto alla pasticceria. Allora, qui è tutto ok, però appunto dobbiamo preparare 2 torte nuziali da mettere in vetrina, quindi adesso io le preparo e poi apro il negozio. Ok, perfetto, il negozio è aperto, aspettiamo i clienti, sta arrivando Morgan, c'è un temporale pazzesco là fuori, quindi speriamo di avere abbastanza affluenza dei clienti. Allora, nel frattempo, visto che ci stanno Raul e Morgan e io non ho ancora venduto una marmellata, manderei Marzia di qua a prepararmi qualche marmellata. Guardate quante ne possiamo fare! Così metto pure queste. Allora facciamo la marmellata di mele, mirtilli selvatici, poi facciamo anche la crema pasticcera e le altre cose. Ok, nuovi clienti, saluta, saluta, saluta. Morgan è arrivata? Ho perso la dipendente, io ho appena mandato quella di là a fare le marmellate. Ok, ok, sta arrivando, la vedo appunto arrivare di corsa. Sono in ritardo, Questo l'hai salutato? Quanti clienti pure se piove, non ci ferma nulla, non ci ferma assolutamente nulla a noi. Oh, Alice si è messa nei guai a scuola di questo passo. Ah, rischia l'espulsione! Avril invece è promossa, straordinario, Avril ha superato la prova a pieni voti ed è sulla buona strada per aggiudicarsi il titolo di studente più meritevole. No, vabbè, ste gemelle, ma che cavolo stai passando? Mo vieni qui e ti metti a studiare davanti a me. Studia! Sì, qui fuori. E studi, brutta disgraziata. E poi facciamo pure studia per l'esame, come minimo. In punizione, qui. Oh. E lei critica tanto sua sorella, che appunto sua sorella va con i ragazzi, pensa solo ai ragazzi, però intanto va meglio di te a scuola. Ok, stavo dicendo, oltre a fare il genitore, perché dobbiamo fare anche il genitore ogni tanto, ci vuole. Allora, continua a rispondere appunto a tutti quanti. Vediamo se qualcuno prima o poi acquista. Una torta di mirtilli selvatici, 270. Ok, perfetto. Raul continua a convincere. Questo stavamo convincendo. Compiti finiti, ma mo studi per l'esame, tu, bella mia. Non ti alzi da quel tavolo fino a quando non torni con un 10. Povera Alice. Ah, mi fanno studiare. Sì, ma convinci di più questo perché è più alto. Allora, lei ha quasi finito, però posso riempire quello, quindi mi fai anche... Ah, la marmellata di more, perché me l'hai messa qua? More e lamponi. Non lo so. Comunque, fammi anche la crema pasticcera. E ho visto che c'era pure lo sciroppo al cioccolato. Ok, perfetto. Dammi a me queste cose. Possiamo mettere anche qua sopra, secondo me. Ok, perfetto, continua a rispondere a questo che vuole comprare. Marzia, vieni pure tu perché tuo marito qua non sta vendendo proprio niente. Quando ci sei tu invece vendi di tutto e di più. Vieni tu per piacere a convincere. Ok, finalmente siamo riusciti a convincerla a questo. Servi il cliente. Poi un altro alto è questo. Vai, rispondi alle domande. Chiedi della fascia di prezzo, discuti le preferenze di acquisto. Ok, ok, un altro vuole comprare. Perfetto, servi il cliente, vai Marzia. Ok, stanno comprando. È arrivata Marzia di qua e comprano tutti quanti, si sono messi paura di Marzia poi. Ok, perfetto. Chiudiamo il negozio, è 2282. Abbiamo venduto soltanto 8 articoli, non è andata benissimo. Siamo tornati a casa, ma Avril non ci sta. Ha detto che appunto è uscita con dei suoi amici. Che cosa starà combinando Avril? Andiamo a vedere. Avril infatti è di nuovo a Luna Park con appunto Tim, con Tim e sta facendo tutta la carina, vai, tenta di sedurre, qui che cosa c'è? Flirta con qualcuno. Oh mamma mia, guardatela, è terribile. Sono solo loro due, perché appunto gli ha mandato un messaggio, gli fa: ma che fai, dormi? E fa: no, ma che dormo? Oh, ti stavo pensando così. Cosa sta facendo? Tieni la mano. E adesso appunto andiamo alla macchinetta a farci due foto. Scatta una foto con... Allora, facciamo amichevole con Tim, le voglio fare tutte in realtà. Mi dice: dai, dai, scattiamoci un selfie, ricordo appunto di questa serata, soltanto io e te. Va bene, va bene. Ok, eccola qui. No, cos'è? Non le piace? Sono venuta malissimo. Facciamone un'altra, sì, un'altra. Va bene, come dici tu, questa consente. Poi a casa ce le guardiamo per bene tutte quante. Momenti magici per un'ottima foto abbinata. Avril ricorderà sempre i bei tempi andati grazie alle foto come queste. E lei è andata bene. No, aspetta, questa è qua. Conversazione persuasiva. Oh sì, è andata proprio liscia. Avril era calmissima in presenza del suo amore. Tempi bizzarri. In futuro i bambini cercheranno di emulare la frivolezza che traspare da questa foto. Sì, perché hanno fatto una foto appunto buffa. Adesso vi faccio fare maliziosa e per ultima romantica, perché loro non si sono ancora scambiati il primo bacio, non l'hanno ancora fatto. Ok, guarda come se la ride. Quella maliziosa, complici, non c'è niente di meglio di un po' di caos in compagnia nella cabina per fototessere. Vai con quella romantica, poi a casa le guardiamo tutte per bene. Quella romantica cosa esce? Tenera foto segnaletica, il genere di foto che potrebbe non essere appropriato mostrare in famiglia. Oh mamma, Avril! Che cavolo hai fatto? No vabbè, ce la posso fare questa ragazza, è proprio... Cioè, come si dice? È spacciata, è spacciata. Ok, adesso andiamo a fare un giro romantico, visto che il tunnel della paura non ha funzionato, andiamo nel tunnel dell'amore. Ok, è uscito qualcosa, di là non era uscito niente. Solo amici. Avril ha deciso che vuole parlare con Tim dei propri sentimenti, e quale modo migliore di farlo che attraverso una sdolcinata trazione del pontile della plumbite. La luce negli occhi di Tim indica attrazione o irritazione dovuta alla nebbia artificiale nella stanza. Avril deve provare a vedere cosa cova sotto la cenere e tentare di conquistare Tim, o è meglio cercare di ridimensionare l'idillio per incoraggiare un'amicizia più salda. Continua a flirtare o chiedi di essere amici? No, lei si butta a capofitto, proprio di testa si butta, e si fa pure male. Continua a flirtare. Avril ha preso l'orientamento romantico di Tim. Avril si avvicina un po' di più e fra un occhiolino flirtante a Tim, che però si mette a ridere, e dà uno schiaffetto giocoso sulla spalla di Avril. Bello scherzo davvero, il tentativo di flirtare di Avril non è stato colto affatto da Tim e la coppia termina il giro con un'amichevole conversazione. Potrà non essere l'esito che Avril si aspettava, ma se non altro il rapporto è diventato un po' più stretto. No, no, l'ha rifiutata, ma come l'hai rifiutata? Ma che cosa stai dicendo? Ma. Avril, no, io con questo ci devo parlare. Cioè, scusa, Tim, ti vuoi dare una svegliata? Prova a dargli un primo bacio, voglio vedere che cosa succede, se ti rifiuta oppure no. Ho paura adesso, ho paura di questa cosa. Ok, no, tutto a posto. Ok, lui sta rispondendo. Stringi. Manda un bacio. Chiedigli se è single, dopo che l'abbiamo baciato e tutto quanto noi gli chiediamo se è single. Ok, sì, secondo me quello non aveva capito, un poco tonto sto ragazzo. Perché adesso gli si è buttato completamente addosso e lei... lo sapevo che ti piacevo, lo sapevo. Flirt magico. Dove corre quella? Dove stanno correndo? No, in realtà solo lei corre. Altre foto. Basta con queste foto. Non ci arrivo. Che succede? Che no! No, vabbè, no, Avril, sei terribile. No. Se voi dice... Allora, se voi pensavate che Fatima era terribile, vi dovete ricredere. Dovete avere paura di Avril, non di Fatima. Ma, Avril! No, vabbè, non ci credo, non ci voglio credere. Cioè, nel tunnel... fuochi d'artificio! Wow, e meno male che nel tunnel non ti piaceva, ti sei messa a ridere. No, vabbè, sto team è un tonto. Sto team è un tonto. Puoi fare il tuo sporco gioco, Avril. È tonto, te lo dico io, è tonto, te lo dico io in amicizia. Andiamo a casa, andiamo a vedere le foto. No, vabbè, ma sono bellissime! Sono bellissime, le adoro tantissime. Guardate là come se la ridono. Quella là mi sa che è quella maliziosa, perché se la ridono lei avrà detto qualcosa di malizioso e si sono messi a ridere. Quella buffa è pazzesca, è bellissima. Lei che appunto fa così con le dita, è pazzesca, è bellissima. Quella là flirtante con i cuori con le mani è bellissima, è veramente stupenda, è troppo romantica, l'adoro. E poi questa qua appunto, questa credo che sia quella buffa, no vabbè, lui che si atteggia tutto quanto, no vabbè, pazzesche, pazzesche. Sono bellissime queste foto che fanno una macchinetta, stupende, le adoro tantissimo. Ok, perfetto, abbiamo visto appunto una Avril molto sfacciata, anzi fai... Applica il detergente per il viso, ma perché lei ci tiene appunto alla cura della sua persona, non vuole i brufoli, quindi appunto applichiamo il detergente per il viso, sistemiamoci un po'. Che altro puoi fare? Basta. E poi datti una sistemata. Appunto abbiamo visto la sfacciataggine di Avril. Che se vuole qualcosa lo ottiene, non gliene frega niente, assolutamente. Questo appuntamento è stato pazzesco, pazzesco. Tim è una bomba, da quello che abbiamo visto, fuochi d'artificio a volontà, quindi lei è super soddisfatta di se stessa, di quello che ha fatto. Alice sicuramente non sarà per niente d'accordo, perché Alice è non flirtante, quindi... non penso che sarà molto d'accordo con quello che le racconterà la sorella. Mo entra e dice: oh, ma che fine hai fatto? No, guardatela, chiacchiera con un sim per cui è una cotta. Sta pensando appunto a com'è che si chiamava? Oh mamma, ma io e i nomi. Sydney, lei sta pensando a Sydney, dice adesso chissà Sydney come sarà. Non lo so, devo provare. No vabbè, sei terribile. Allora lei gli dice: oh, ma che fine hai fatto? Che fine hai fatto tutto questo tempo? Sapessi sorellina, avevo da fare cose molto molto importanti. E lei del tipo: ma tu invece che fine hai fatto? E fa: io sono stata al negozio di mamma e papà a studiare, una noia assurda. E fa: tu non sapessi invece quanto mi sono divertita. Ma che cosa hai fatto? Cioè, quindi praticamente ti sei vista con Tim? Eh sì, dovevi vedere Tim quant'era dolce. Ah, ha fame. C'ho una fame però, mi ha messo una fame. Tutto questo movimento. E Alice si dice: vabbè, beh, sono contenta per te Tim. Appunto, state insieme. Sono contenta per te. Sì, però non è che mi posso, sono giovane e libera, non è che mi posso impegnare così con il primo che trovo. Ecco che già inizia. Ah, sei una noia sorella, una noia, io sono una noia. Ma io sono la tua sorellina preferita e adorata, è anche l'unica, se per questo, quindi mi devi assecondare in tutto quello che ti ridico. No vabbè, sono terribili, sono terribili. Comunque sì, Avril non ha nessuna intenzione di impegnarsi con nessuno, ma vuole soltanto divertirsi, perché comunque lei dice: sono adolescente, sono giovane, ci sono un sacco di ragazzi carini in giro, io mi voglio divertire assolutamente, poi scelgo il migliore. Quindi poi lei sceglierà un migliore appunto tra quelli per cui ha una cotta, perché appunto abbiamo visto che ha una cotta sia per Sydney che per Tim. Con Tim l'ha portata avanti, mo la deve portare avanti con Sydney. Io spero che non ne trovi altri per cui prenda una cotta, però appunto sta valutando i suoi acquisti. Ok, perfetto. Adesso stanno ridendo, scherzando, la sta prendendo in giro. Ah, e lei dice: io non ne voglio sapere niente. Guardate quanto scherzano. Io non ne voglio sapere niente di ragazzi, tu fai quello che vuoi, lasciami fuori da questa storia, ma non ti aspettare che mi metto a fare quello che fai tu, per piacere. Io, i ragazzi, all'amore, non ne voglio proprio sapere niente. Sono orientata su altre cose. Su che cosa? Che vai pure male a scuola? Non lo so, non lo sappiamo, lo scopriremo presto. Comunque niente, io mi fermerei qui con questa puntata, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo nella prossima. Ciao!